Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi dirò degli accorgimenti da tenere in considerazione se si vuole volare in inverno oppure con basse temperature con il drone. La prima cosa da fare dopo aver acceso il drone è calibrare la bussola. Infatti, indipendentemente dalla temperatura, quest'ultima, dopo aver fatto un lungo viaggio o comunque essersi spostata dall'ultima location di parecchio, avrà bisogno di una calibrazione. Un punto molto importante da tenere in considerazione è controllare la temperatura delle batterie. Infatti, queste ultime, se la temperatura sarà troppo bassa, potrebbero avere problemi con il voltaggio, il che comprometterebbe la qualità del volo. In generale, i droni hanno la temperatura minima dichiarata sul loro sito. Ad esempio, negli ultimi droni di DJI la temperatura è di circa meno 10 gradi. Il terzo punto da tenere in considerazione è la qualità della trasmissione. Infatti quest'ultima, soprattutto in caso di pioggia o neve, molto probabilmente degraderà e perciò sarà consigliato utilizzare la funzionalità automatica di gestione delle bande così da essere sicuro che il software se ne occupi al meglio. Il quarto punto da tenere in considerazione è quello dei sensori. Infatti, questi ultimi, quando nevica, che c'è la nebbia, molto spesso vanno in crisi e perciò iniziano a dare degli allarmi che effettivamente non esistono. Almeno che, però, questo problema non si riscontri, sono sempre da tenere attivi in bypass, così che il drone, in maniera intelligente, riesca a oltrepassare, senza appunto avere una collisione, gli ostacoli. Il video si conclude qui. Se ti è piaciuto, iscriviti e lascia like. E se vuoi proprio supportare il canale, condividilo, così da far arrivare a più persone queste informazioni e magari aiutare il mio canale a crescere. Grazie e al prossimo video.